Buonasera Ascoli, grazie di cuore per questo caloroso applauso, grazie per essere qui con noi nonostante il tempo minacci alla pioggia, però siamo riusciti, speriamo di riuscire a scongiurarlo con la forza del vostro calore, con la forza del vostro applauso. Voglio sentire tutta la piazza. Prima quadro moda che abbiamo visto in passerella questa sera era proprio riservato agli allievi delle scuole professionali Ipsia, settore moda di Ascoli Piceno, e all'istituto Preziotti, settore arte dell'oreficeria di Fermo. Io direi di fare un applauso agli allievi della scuola, ma soprattutto alle loro insegnanti che ci hanno offerto questo momento straordinario di moda, anche perché insomma la moda e la sartoria è un lavoro difficile, quindi veramente che sia da incoraggiamento a questi giovani stilisti per riuscire a fare sempre di più, per riuscire ad accrescere il loro talento in questo lavoro artigianale che insomma diventa sempre più difficile. Quindi li ringraziamo per aver aperto il nostro defile di moda. E poi volevo passare ai ringraziamenti, perché una serata così importante si avvale di enti patrocinatori come la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, Regione Marche, il Comune di Ascoli Piceno e la Provincia di Ascoli Piceno. Quindi facciamo un applauso agli enti patrocinatori. E ora vado a menzionare alcuni partner, alcuni sponsor importanti grazie ai quali è resa possibile questa manifestazione, come la Banca Popolare di Ancona, rappresentata in piazza dal direttore della filiale di Ascoli Piceno, Guido Capponi, la Banca delle Marche, rappresentata dal direttore della filiale di Ascoli, Domenico Luciani, la Cassa di Risparmio di Ascoli, rappresentata dal componente del Consiglio di Amministrazione Antonio Gentili, e infine l'Arca Contract Italia SpA, rappresentata dall'amministratore Piero Palatroni. Quindi un applauso anche per i nostri gentili partner. Allora, dicevo, questa è la 22ª edizione organizzata dai Sarti Piceni, È una manifestazione che negli ultimi anni si è trasformata, si è evoluta, è cresciuta sempre di più, raggiungendo un grande consenso di pubblico anno dopo anno, e ormai è diventata non solo il consueto defilé di moda, ma è diventata una serata proprio ricca di intrattenimento. Infatti avremo un corpo di ballo che si esibirà su questo proscenio, e ancora la musica che ci accompagna, che ci fa compagnia con la musica classica e la musica leggera. Quindi insomma diverse forme di intrattenimento questa sera. Diciamo che hanno partecipato, pensate a questo defilé, 30 sartorie provenienti da tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, hanno partecipato qui questa sera. E ovviamente per allargarci a una larga partecipazione di sartorie del vicino Abruzzo e ancora oltre naturalmente alle sartorie locali. Quindi facciamo un applauso a tutte le sartorie che hanno aderito. E allora, adesso direi di entrare nel vivo del nostro spettacolo, quindi a dare là, e lo facciamo con un tuffo nel passato, perché ci riproponiamo negli anni 50, quelli mitici delle note località di Ischia, di Capri e di Positano, uomini affascinanti e donne attraenti, grazie anche ad abiti certificati dalla sartoria artigianale. Quindi che le luci si concentrino su questa passerella, perché è il momento del primo momento dedicato alla moda. Abbronzato tutti chiazze, pelli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una la luna. Una noche abandonada. Otro día pide turno. Yo camino hacia tus pasos, yo camino hacia él sin rumbo. Camino hacia él sin rumbo. Sin rumbo. Desesperado. Habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor, del gauchaje de todo. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come, and I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Voglio sentire un fragoroso applauso. Che bello questo quadro moda così elegante, e anche con questa scelta di musiche che ci riportano nel passato. Complimenti anche alle ragazze che sono davvero belle, e a tal proposito volevo fare i ringraziamenti anche per le acconciature che le ha chi le ha rese ancora più belle, quindi ringraziamo lo Jostaf Mauro per le stupende acconciature delle modelle, il fiorista Francesco Mancini per l'allestimento floreale. Ricordo anche che Mancini si è classificato fra i primi 10 fioristi italiani all'Euroflora di Genova, quindi insomma un fiorista che è anche un grande artista del fiore. E poi anche chi ha curato, ovviamente gli arriverà questo applauso, poi chi ha curato la bellezza intesa come make-up, come trucco delle ragazze è il Centro Estetica Cristina Capriotti, che come avviene ormai da diversi anni provvede al trucco delle indossatrici. E ringraziamo la camiceria Izzi di Folignano per le pregiate camicie che realizza anche su misura, e ancora ringraziamo lo studio fotografico Fotospot e la Xentech Produzioni Televisive. Un grazie veramente di cuore alla Croce Rossa Italiana e a tutte le forze dell'ordine in generale per il loro operato, per il loro lavoro. Quindi vi chiedo un applauso per tutti. Ecco, mi avvicino un po' di più al centro di questa passerella che è veramente bellissima. E tra l'altro faccio i complimenti alla scenografia e alla regia curata da Pier Giorgio Del Moro, poi avremo modo anche di conoscerlo. E adesso vorrei invitare sul palco con me, prima di proseguire lo spettacolo, per suggellare questo momento importante, le istituzioni che appartengono alla vostra città, ad Ascoli Piceno. Quindi chiamerei qui con me a raggiungermi il sottosegretario ai rapporti con le regioni, Pietro Colonnella. Facciamo entrare Pietro Colonnella, buonasera. E ancora il presidente della provincia, Massimo Rossi. C'è un applauso al presidente della provincia. Buonasera signor Rossi. E adesso invece un altro applauso per il primo cittadino di Ascoli Piceno, il sindaco Piero Celani. Mi metto io in centro, buonasera, benvenuto. Allora, volevo fare qualche domandina, inizierei col dottor Colonnella. Col dottor Colonnella, scusi, Rossi e il sindaco, così faccio intanto, memorizzo i volti che appartengono a questi nomi. Intanto volevo chiedere a Piero Colonnella, avendo un impegno di governo senza dubbio importante che la porta anche fuori dal suo territorio, volevo sapere com'è vista Ascoli Piceno a Roma. Questa è una delle manifestazioni, è diventata forse la manifestazione più importante d'Italia per la moda, dopo Trinità dei Monti, insieme a Trinità dei Monti, quindi ringrazio sicuramente l'Accademia dei Sartori e il gruppo dei Sarti Piceni. Siamo alla 22ª edizione, vedo tantissima gente, ogni anno cresce una grande partecipazione sia degli artigiani che vengono qui ad Ascoli, sia una grande partecipazione di pubblico. Questa sera anche il tempo così incerto è stato alla fine clemente, quindi veramente una grande manifestazione che aiuta a rilanciare l'Italia in Europa e nel mondo, ed è questa una delle finalità più importanti di una bellissima manifestazione come questa in una delle più belle piazze d'Italia. Evviva allora questa manifestazione che cresce, come ha detto il dottor Colonnella, ogni anno di più, un po' un fiore all'occhiello, no, di questa regione. E adesso invece passiamo a una piccola intervista al dottor Rossi. Ecco, turisticamente il Piceno offre una grande varietà nel territorio, mari, monti, insomma tanto. E che cosa, come pensate di promuovere ancora di più questo territorio? Esattamente come si sta facendo qui questa sera, intrecciando la qualità del saper fare della gente picena con la bellezza di questi luoghi. Ecco, il fervore di questo Piceno è qualcosa che non richiede parole per esaltarlo. Ecco, forse quello che noi vogliamo dire è che il Piceno stesso, proprio con queste ricchezze, con queste eccellenze, è un evento in sé. E allora la maestria dei Sarti Piceni in questo va veramente lodata, perché portare avanti una manifestazione per 22 anni è qualcosa di straordinario, e vedere anche i giovani, perché le scuole hanno partecipato a questa manifestazione, continuare su questo cammino ci dà la speranza che queste bellezze saranno mantenute e che questo nostro territorio troverà sempre maggiore successo e che la sorpresa che cogliamo negli occhi di chiunque arriva rimarrà sempre viva e ci porterà sempre più al centro dell'attenzione del nostro paese e dell'intero continente. Grazie anche quindi a Massimo Rossi. E adesso veniamo al primo cittadino di Ascoli, il sindaco Piero Celani. Allora sindaco, leggo qui che c'è stato già il concerto dei Pooh, proprio in questa piazza ha ospitato il concerto dei Pooh, poi dopodomani ci sarà la Quintana con la diretta tra l'altro su Rai 1, quindi un evento anche verrà monitorato dalla rete nazionale e fra qualche giorno è in programma una particolare notte bianca. Ci può spiegare meglio di cosa si tratta, sindaco? Sì, volentieri. Innanzitutto approfitto per fare i complimenti anch'io al gruppo dei sarti piceni ascolani che per tanti anni porta avanti questa manifestazione in uno scenario bellissimo con tante difficoltà, mettendo in mostra un po' la maestria dei nostri sarti, dei nostri artigiani, a dimostrazione proprio di quanto sia grande la capacità, l'inventiva appunto dei nostri artigiani, quindi complimenti a loro. Ma per questa manifestazione quest'anno le festività agostane, le tradizionali feste agostane di Sant'Emidio è un'appendice particolarissima che culminerà in una serata magica. Noi abbiamo scelto anche noi di fare la nostra notte bianca, però l'abbiamo voluta fare a tema, scegliendo un giorno particolare di agosto, il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, quindi la chiameremo la notte di San Lorenzo e in pratica è un grande percorso che faremo all'interno del nostro centro storico a partire dal primo ponte da Porta Maggiore, in un percorso dove ci incontreremo con l'arte più diversa, quindi dal canto, dalla musica, alla prosa, alla recitazione, ai funamboli, ai giocolieri e quant'altro, fino ad arrivare nel punto più alto della nostra città, al Colle dell'Annunziata, dove speriamo con il tempo clemente e con un cielo terzo si possa veramente ammirare questa caduta delle stelle. Quindi è un po' una serata a tema, valorizzando quello che è il nostro contenitore che abbiamo, questo centro storico che noi definiamo un museo a cielo aperto, quindi vorremmo che tutti i visitatori, tutti i turisti che verranno questa notte possano attraverso questo percorso che abbiamo in qualche modo immaginato visitare l'intera città anche nelle rue più nascoste fino ad arrivare a questo colle che noi chiamiamo così affettuosamente il colle e il convento delle Monachette. Beh, allora l'appuntamento è per la notte di San Lorenzo, da non perdere, con quanto calore, quanto entusiasmo e quanto amore per la propria terra l'ha descritto il vostro sindaco. Quindi ringraziamo ancora una volta Piero Colonnella, il sottosegretario ai rapporti con le regioni, e ringraziamo Massimo Rossi che è il presidente della provincia e ancora il sindaco Piero Celani. Allora ringraziamoli tutti quanti con un applauso della piazza e grazie. Bene, dopo questo momento così importante, istituzionale, passiamo alla danza, una disciplina molto molto bella. A occuparsene è Luci e Ombre, in un balletto presentato dal Centro di Danza Classica diretto da Lucilla Seghetti e Silvia D'Emilio. I costumi, proprio per questo momento di danza, sono stati realizzati appositamente da una delle sartorie che partecipano alla manifestazione. Allora, signori e signore, Luci ed Ombre. Complimenti al corpo di ballo Luci e Ombre, veramente bravissimi e con questa meravigliosa coreografia resa ancora più bella dagli abiti che giocano sui toni del bianco e del nero. Complimenti. Ricordo il centro di danza classica diretto da Lucilla Seghetti e Silvia De Miglio. Allora, a questo punto inviterei qui sul palco con me il presidente del gruppo Sarti Piceni, Franco Mariani. Buonasera, dottor Mariani, tutto bene innanzitutto? Benissimo, tutto ok. E allora vi chiediamo un po' il difficile lavoro della sartoria comporta dell'artigianato, in fondo, comporta molti sacrifici per voi che fate questo mestiere? Allora, tutte le cose fatte con amore non porta sacrificio. Ah, che bella questa cosa, avete sentito? La passione per il proprio lavoro è gratificante, no? Poi dopo, quando riusciamo noi ad organizzare una cosa del genere, guarda quanto bel pubblico, ti riempie di gioia. Dai, dai, facciamogli un altro applauso al nostro presidente, che è di poche parole ma di grande cuore. E allora, basta, l'emozione è tanta. Allora, a questo punto, presidente, a lei dobbiamo fare una premiazione importante. Allora, rinvitiamo qui sul palco Pietro Colonnella, il sottosegretario ai rapporti con le regioni, e ancora Massimo Rossi, il presidente della provincia, e il sindaco Piero Celani. Ecco, sindaco, venga, perché abbiamo un momento importante, una premiazione, diciamo un riconoscimento importante. Infatti dovrebbe consegnare... Io consegno innanzitutto un riconoscimento al presidente del gruppo Sarti Piceni, Franco Mariani, che ha raccolto il testimone da qualche anno per quanto riguarda la presidenza e quindi l'organizzazione di questa bellissima serata, e quindi è una targa di riconoscenza da parte dell'amministrazione comunale, direi della città di Ascoli, per il lavoro che loro stanno svolgendo. Quindi tramite lui intendiamo ringraziare naturalmente tutti i Sarti Piceni, ecco, che partecipano a questa magnifica serata, dando lustro ovviamente alla città. Ecco, allora la targa che sancisce il riconoscimento da parte del sindaco a tutta l'associazione dei Sarti Piceni, e poi vedo un libro. Poi ho un libro invece per il vicepresidente dell'Accademia dei Sartori, che so che sta qui ad Ascoli, quindi è un bellissimo libro di Franco Maria Ricci che un po' ha immortalato la nostra città, questo, come dicevo prima, museo a cielo aperto. Quindi se è qui io glielo consegno, altrimenti lo do a Franco Mariani che poi glielo farà avere. Allora diamo a Franco Mariani e poi glielo faremo senz'altro avere. E invece Franco, anche tu hai un pensiero per loro, no? Abbiamo qui la ragazza che ci porge un gentile omaggio, un riconoscimento che consiste in un orologio Princeps, un orologio di moda perfettamente in sintonia con la serata, offerto dalla gioielleria Igino Cacciatori. Allora, quindi omaggiamo con questo orologio Princeps tutte le autorità. Sì, ecco. E infine anche per il sindaco di Ascoli Piceno, Piero Celani, ce l'abbiamo? Ok, grazie a tutti voi di essere intervenuti. E ancora, a proposito di ringraziamenti, un particolare ringraziamento va alla Sintec Impianti Elettrici ed Elettronici Civili e Industriali. E ancora un altro ringraziamento va alla Villa Sgariglia e al suo titolare Marco Ubaldi e all'impresa edile di Pio Marconi di Offida. E ancora allo studio fotografico Fotospot di Mimmo Vena. Quindi ringraziamo tutti, cumulando un applauso. La moda protagonista in passerella questa sera, e abbiamo delle anticipazioni, delle linee per l'autunno-inverno con tessuti che prendono i colori del bosco. Prevale lo spezzato nell'uomo, mentre l'inverno si tinge di bianco, grigio e nero, mentre la sera va dal rosa al fucsia. Prego. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude et savourer tout en plein dans cette idée de plénitude. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne laisserai pas ce mauvais effet me pousser droit vers un leurre. Car si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Mais si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur je saurais bien trouver la manière d'apporter le bonheur. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre. clouds were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, ah, fever all through the night. Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Uh-huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Doggy with fever. Fever, 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 yeah. When we kiss it, fever without blaming you. Oh, fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very bad affair. But when her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Daddy, don't you dare. He gives me fever. mia, che sogno che siete! Avete visto che abiti meravigliosi di ogni foggia e colore, veramente ce n'è per tutti i gusti. Evviva l'estro, evviva la creatività dei sarti d'Italia, dei talenti d'Italia, che è un grande patrimonio veramente preziosissimo. E a tal proposito volevo fare un saluto, sei seduto qui con noi, al senatore Amedeo Ceccanti. C'è? Io ho la luce puntata contro, comunque lo salutiamo e lo ringraziamo di essere qui tra noi. Adesso, ecco... Buonasera, adesso la vedo meglio, è stato illuminato dalla luce di un faro. Benissimo, grazie. E adesso passiamo a un altro momento importante, quindi inviterei qui sul palco il Presidente della Camera di Commercio, Ennio Gibellieri. Ennio Gibellieri, il Presidente della Camera di Commercio. Se mi sente dietro le quinte, l'ho visto perché era già pronto, però vi assicuro che dietro le quinte c'è un fermento incredibile, insomma, tra le modelle che vanno e vengono, tutti i preparativi per il prossimo quadro moda. Intanto Ennio Gibellieri, eccolo, Presidente della Camera di Commercio, non mi aveva sentito, lo so perché c'è un gran trambusto dietro le quinte. E adesso inviterei qui sul palco il presidente della Confartigianato UAPI, Moreno Bruni. Ricordo che la Confartigianato UAPI è proprio al fianco e collabora col gruppo dei sarti piceni. In piazza, oltre ai dirigenti locali, sono presenti il segretario regionale della Confartigianato Giorgio Cippitelli e il presidente Salvatore Fortuna e il direttore della UAPI Guido Tarli. Quindi li salutiamo da quassù e li ringraziamo di essere qui presenti. E ancora inviterei ad affiancarmi il vicepresidente dell'Accademia dei Sartori, Doriano. Facciamo un applauso così sente e ci raggiunge. Buonasera. Allora, comincio col presidente della Camera di Commercio. Ecco, so che la Camera di Commercio di Ascoli Piceno già da diversi anni contribuisce in modo significativo al grande successo di questa manifestazione. Come mai un ente pubblico come quello che presiede sostiene in maniera così convinta un evento che invece riguarda la moda e lo spettacolo? Ma credo la moda, lo spettacolo, tutto ciò che... è qualità del territorio, è contemporaneamente economia, quindi rientra nei nostri compiti istituzionali. Facciamo questo, ci abbiamo creduto fin dagli inizi, abbiamo fatto quello che era possibile fare. La dimostrazione è che in questi anni è cresciuta sistematicamente. Lo facciamo insieme alle altre istituzioni e soprattutto con le organizzazioni di categoria ed in particolare la Confartigianato l'UAPI, un'organizzazione importante che si occupa appunto del tipo anche di artigianato di qualità. E qui abbiamo il nuovo presidente, perché è giovane, e il vicepresidente nazionale. Mi raccordo o ci raccordiamo con le istituzioni, ma forse per sensibilità storica mi raccordo forse anche o di più con le organizzazioni produttive, e quindi insieme facciamo queste manifestazioni ed altre come in ogni altra zona di questa provincia, ma questa è una chicca particolare, siamo lieti e soddisfatti della riuscita. Bene, allora quindi abbiamo detto anche questa importante slancio economico, ha detto che è importante questa manifestazione. Allora io vado dal dottor Moreno Bruni, appunto presidente della Confartigianato UAPI, è d'accordo con quanto è stato detto? Io non posso che ringraziare il commendator Gibellieri. Solo grazie al determinante contributo di enti e anche di piccole aziende che siamo riusciti a organizzare questa manifestazione. Quindi contiamo con il loro contributo di migliorare anche nei prossimi anni. Benissimo, quindi la volontà e ancora la voglia di fare sempre meglio emerge da questi discorsi. Allora chiediamo anche al vicepresidente dell'Accademia dei Sartori, Doriano, appunto, so che l'Accademia organizza tra l'altro una grossa manifestazione di sartoria a Roma. Volevamo sapere se ce n'erano anche altre, si potevano annoverare altre manifestazioni nel resto d'Italia. No, normalmente noi operiamo a Roma, la nostra sfilata nazionale è a Roma nell'ambito dell'alta moda. Ascoli ormai è diventato un po' un gemellaggio con l'Accademia, quindi non si può dire no, basta guardare questa piazza, dopo poi la pioggia che c'è stata sono rimasti, e quindi ringraziamo anche il Presidente della Camera di Commercio che è sensibilissimo alle nostre esigenze, e al gruppo di sarti piceni che sono un po' un fiore all'occhiello della nostra Accademia. Quindi basta guardare questa piazza e per non dire no, e quindi ringraziamo tutte le autorità e speriamo di essere sempre presenti. E allora evviva questa manifestazione che non è seconda a nessuno nel resto d'Italia per quanto riguarda l'esaltazione e la grandezza della moda su tutto il nostro territorio. Allora adesso c'è da parte del dottor Bruni questo riconoscimento che abbiamo qui dietro, abbiamo sempre un libro, no? Vedo, della guida alla città di Ascoli. Prima il Presidente consegnerà un riconoscimento che consiste in un orologio Princeps, un orologio di moda perfettamente in sintonia con la serata, come abbiamo detto prima, offerto dalla gioielleria Igino Cacciatori, e un ricordo di Ascoli invece per il Vice Presidente Doriano. Quindi passiamo alla consegna dell'orologio, facciamo un applauso per questo momento importante di consegna, di collaborazione. E adesso invece stretta di mano e la consegna del libro. Ringraziamento anche a lei Barbara che ci ha deliziato questa sera. Ma anche per me il regalo, ma che meraviglia questa sera. Lo accetto molto volentieri e lo ricambio con un bacio, visto che non ho nient'altro da offrirle. Ok, no, non è giusto, a tutti è giusto. E nella piazza, ecco, insorge. Vorrei distribuire i miei baci, ma veramente grazie, grazie a tutti voi, facciamo un applauso a tutti quanti e ringrazio ancora tutti. Eh sì, la passione e l'amore per questo lavoro porta a manifestazioni belle come queste. E a proposito di ringraziamenti, ringraziamo anche il regista, ideatore anche della scenografia, Pier Giorgio Del Moro. Facciamo un applauso, che sta lavorando, vi assicuro, in una maniera incredibile dietro le quinte. Il presidente onorario del gruppo Sarti Piceni, Bruno Mariotti. E ricordiamo ancora una volta i nostri sponsor, che sono la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, la Banca delle Marche e la Banca Popolare di Ancona. Detto questo, grazie ovviamente anche a loro è stato possibile realizzare questa serata, e adesso invece manca la musica protagonista qui a Piazza del Popolo. Viene da Ascoli, ma studia alla Facoltà di Musica di Roma, dalla bella voce di Deborah Gallier, Amor mio di Nina, dedicata a tutti voi. Chi ti ha amato in questo mondo sono io. Invece io sono stata troppo amata, ma noi due, amor mio, che sia poco insieme siamo un po' di più. Tu sei tu, io qualcosa che ti arriva da lassù. Amor mio, amor mio, amor mio, amor mio, per amico c'è rimasto solo Dio. Ci guarda e sorride, amor mio, amor mio, basto io, basto io, grandi braccia e grandi mani avrò per te, stretto al mio seno freddo non avrai, no tu non tremerai. Tu non tremerai, al riparo del mio amore. Guardo sul mare il gabbiano leggero che va. Sono felice, serena, paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso. Tanto felice che sembra che sia paradiso. Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso. Amor mio, basto io, grandi braccia e grandi mani avrò per te. Stretto al mio seno freddo non avrai, no tu non tremerai. Al mio seno freddo non avrai, no tu non tremerai, non tremerai, amor mio. Grazie. paroles sont douces que l'huile, mais vraiment, ce sont des prenards. Gran finale, un tripudio veramente di grandi colori, di momenti magici, di emozioni. E adesso eccoci quindi al clou della nostra manifestazione. Allora, prima di salutare i sarti, aspetta uno per uno, quindi rimanete un attimo qua se è possibile. Volevo salutare questa splendida ragazza che ci ha rappresentato, è stata Miss Italia, Gloria Bellicchi. Guardate che meraviglia, resa ancora più bella da questo abito tricolore in omaggio anche della vittoria della nazionale italiana. Scusate se poco, siamo campioni del mondo e quindi anche i sarti si sono sbizzarriti in questa Miss davvero bella. Ti dona moltissimo, Gloria. Aspetta, due parole volevo rivolgere con te. Allora, tu fai un po' tutto, insomma, la modella, televisione, tantissime cose nella tua vita. Volevi, ecco, magari anche tu dire l'emozione che hai provato questa sera a essere qui? Ma innanzitutto buonasera a tutti, Per me questo è un ritorno, posso dire, qui ad Ascoli Piceno, in questa piazza. Ho avuto la fortuna di poter condividere già diversi momenti importanti, diversi momenti davvero emozionanti con questo pubblico, e questo per me è un grandissimo onore e spero di riuscire e di poter venire a trovarmi ancora prossimamente. Vi ringrazio. E naturalmente sì, ogni volta è un'emozione diversa, diciamo che sono stata qui ad Ascoli in diverse vesti, ho presentato un capodanno, sono stata a Sant'Orsola, questa sera insomma ho sfilato, quindi diciamo che ho avuto modo di apprezzare e di amare in particolar modo questo pubblico e questa città. Grazie, davvero, siete stati splendidi, vi siete fatti sentire tanto, e per chi è qui sul palco davvero è importantissimo sentire che ci siete e che date il ritmo alla serata. Complimenti anche a te, Barbara. Sei stata splendida anche tu, insomma. Io ti volevo chiedere, ma insomma tu fai tanto, lavori in televisione, lavori come modella, l'attrice, insomma, cos'è la cosa che ti piace fare magari di più, nella quale metti più passione, o ti piace tutto questo lavoro nella sua completezza? In realtà ho tanti sogni e li ho, posso dire, diversificati. Mi sono laureata a marzo in scienze politiche e sto cercando di proseguire anche questa strada. Ovviamente lo spettacolo mi ha dato tanto, sono 8 anni ormai che lavoro tra moda e televisione, e ovviamente non ci può essere un distacco così violento, quindi sto un pochino vedendo diverse cose. A settembre ripartirà Pianeta Mare, con cui sto lavorando e mi sto occupando delle meraviglie del mare e di tutto ciò che riguarda il Ministero, su Rete 4 la domenica mattina, quindi mi raccomando seguitemi, e poi insomma tante altre novità, e spero insomma man mano, ogni volta che tornerò in questa piazza, di potervi dire insomma altre novità e altre cose che mi stanno a cuore, che in qualche modo si stanno realizzando. Grazie. Allora Gloria Bellicchi, grazie, in bocca al lupo per tutti i tuoi desideri e sogni, e che questa piazza ti porti veramente tanta fortuna. Intanto Venga Presidente, sia qui con me, perché volevo ringraziare tutti i sarti diciamo, della zona che hanno partecipato. Li vado a nominare velocemente, che sono Bassetti e Porri, Creazione Anna Maria, Katia Mancini, Franco Mariani, Bianca Eleuteri, Alessia Bonanno, Fabiola Piunti, Sartoria 700, Le Marie Atelier, Noblesse en Vogue, Turtù Elisabetta, Erodia De Monica, Scipioni Giuliana, Clissa Nicolino e per finire Graziano Amadori. E un applauso anche per il gruppo dei sarti abruzzesi, che in rappresentanza c'era Facciolini Creation. Ho detto bene? Li ho nominati tutti? Facciamo un applauso alla loro bravura. Le Tre Maison Atelier, ok, la Sartoria Anni. Insomma ce ne sono tantissimi, non potremmo fare l'elenco perché sono più di 52, 53 insomma quest'anno, quindi sono veramente tante le persone che hanno partecipato. Le ringraziamo veramente tutte per il loro prezioso aiuto, e adesso come gran finale abbiamo una sigla straordinaria, ci tuffiamo nella Gaieté parisienne con il Can Can. Da parte mia, di Barbara Chiappini, vi saluto, un buonanotte a tutti e un appuntamento, un arrivederci alla 23ª edizione di questo importante defilé. Grazie a tutti, buonanotte.